Tutti aperti tranne noi è il manifesto che campeggia sulla vetrina di un negozio di abbigliamento di Isernia. Come noto, le attività del settore con lo scattare della zona rossa in Molise hanno dovuto chiudere di nuovo. Per tale tipologia di negozi, evidente fino a risultare stucchevole, il dato legato al crollo di incassi e fatturato. Ma non è questo che ha indotto l'intervistato alla singolare iniziativa, quanto piuttosto la constatazione del diverso e a suo avviso incomprensibilmente più leggero trattamento riservato ad altri comparti economici. È semplicemente un dato di fatto. Noto che Molise è zona rossa, però mi sembra insomma che sia tutto regolare, tutto normale, ad eccezione di alcune attività che ovviamente sono penalizzate, tra di queste c'è sicuramente l'abbigliamento. Non riusciamo a capire il motivo, questa è la situazione. Non basta a mitigare l'amarezza del commerciante l'aspettativa di aiuti economici, ristori o indennizi che siano. La questione etimologica non muta la realtà dei fatti. Questo 2021, per gli esercenti del settore abbigliamento, sta procedendo sulla falsa riga dell'infausto anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle. Ma non lo so, anche se ci saranno quelle che hanno già messo in atto l'anno precedente. Servono a poco, sinceramente. Il problema è invece combattere seriamente questa situazione, ma per combatterla, se vogliamo veramente fare tutti qualcosa, credo che dovremmo essere insomma in zona rossa tutti quanti, non solo poche attività. In termini di fatturato nel 2020 c'è stato un calo tra il 50 e il 60%. Quest'anno non lo so come andrà a finire. Certamente siamo ritornati esattamente un anno fa.